Ciao a tutti, torno con questo video dove vi mostrerò delle cose molto belle che ho ricevuto oggi con un pacchetto a sorpresa dalla mia carissima amica Giuliana. Prima di farvi vedere il tutto, volevo dirvi che non ho fatto molti video in questo periodo perché ho avuto un po' di cose personali di cui avevo già parlato e poi avevo da creare diverse cose per delle commissioni che ormai ho terminato, quindi ho ripreso con i miei lavori personali, diciamo così, che presto voglio mostrarvi. Quindi nei prossimi video vi mostrerò appunto che cosa sto combinando e ho anche in mente diversi tutorial abbastanza carini, alcuni molto semplici, visto che tante di voi mi chiedono anche cose meno elaborate. Ricevo spesso questa critica, ovviamente una critica, queste sono critiche positive, perché magari creo delle cose troppo complicate, troppo diciamo così importanti anche come impatto visivo. Quindi mi è stato chiesto qualcosa di più easy e io proprio qualche giorno fa ho visto casualmente in centro della mia città una ragazza con un bracciale che mi è piaciuto tantissimo ed era veramente semplice, per cui ve lo proporrò prossimamente. Adesso però vi faccio vedere che cosa ho ricevuto da quella pazzerella di Giuliana che mi ha fatto questa sorpresa veramente graditissima. Boh, io quando la vedo mi sa che la picchio perché ha speso troppi soldi e mi dispiace. Comunque, adesso vi mostro prima cosa le cose che ha creato per me, due creazioni fantastiche, una più bella dell'altra. Cominciamo subito. La prima creazione che vi voglio mostrare è questa ed è stata eseguita con la tecnica wire. Lei è veramente brava in questa tecnica, io zero, non ci capisco una cippa lippa, per cui rimango sempre sempre molto molto sempre sempre molto molto colpita quando appunto vedo mi regalano questo tipo di creazioni, perché io non sarei proprio capace. Ha usato una delle mie pietre preferite che è l'angelite, lei mi conosce bene, lo sa che io l'adoro, e ha usato anche, mi spiegava, questo filo, credo sia di alluminio, per wire, che ha queste zigrinature. Non so se riuscite a vederle qua, maledetta lampada che fa riflesso, vattene. Non so se riuscite a vedere praticamente queste zigrinature che ci sono sul filo di alluminio, che rendono la creazione molto molto più bella e anche più luccicante. Oggi non ce la posso fare. È anche molto più luccicante, vedete come quanta luce emanano dove hanno questa particolare lavorazione, ed è veramente un bellissimo ciondolo, colore estivissimo, quindi adatto alla stagione che finalmente è tornata a farsi vedere. Finalmente la primavera si è installata nel sistema operativo terrestre, per cui yeah, abbiamo anche un po' di sole. Quindi bellissima questa creazione. Ah, mi raccomando, se lei, la mia amica Giulia, ha anche un canale su YouTube, ma siccome non è per adesso, non so se lo utilizzerà o meno. Lei però ha una pagina Facebook e anche un blog che io poi vi lascerò nell'info box. Io veramente vi dico, dovete andare assolutamente a vedere il suo blog o comunque la sua pagina Facebook, perché fa delle cose bellissime, è veramente brava, brava, brava. Quindi guai a voi, vi perseguiterò se non andate assolutamente a vedere la sua pagina e il suo blog. Poi faccio vedere l'altra creazione che ha fatto per me. Ecco qua l'altra creazione, è un bellissimo ciondolo che purtroppo vedrete in blu, ma è viola. Lei sa che io adoro il viola, me l'ha fatto apposta perché mi conosce molto bene. Ed è questo bellissimo ciondolo con queste pietre dure viola e poi tutto lavorato con perline, con gocce. Vedete, fa questa sorta di rosone e ha messo questa bellissima catena lavorata in modo molto particolare che mi piace un sacco, bella spessa. Anche lui va veramente molta molta luce. Non tenete conto adesso di come si vede perché è colpa della solita luce schifosa che c'è qua in studio. A me piace tanto anche la parte sul retro, vedete? Tutta ricamata, e secondo me questo ciondolo può essere usato da entrambi i lati, perché qua ad esempio la pietra centrale spicca di più, vedete? Mentre nella ops, ecco qua, mentre nel lato opposto
Ecco qua. La pietra è un po' più incassata, ma ci sono tutti questi bellissimi rilievi fatti dalle gocce e sto veramente adorando questo ciondolo e tutto il giorno che ce l'ho su, mi piace tantissimo. Quindi grazie mille, hai saputo colpire nel mio cuoricino. No, a parte gli scherzi, adoro veramente, mi piace un sacco. E quando la vedo la picchio, ti picchio sì e ti infilzo con... No, sto diventando un po' violenta. Mi ha mandato un bellissimo segnalibro, le punzecchierò le chiappe con quello, perché veramente si è data troppo disturbo per me, non era veramente il caso. E passiamo adesso a vedere tutto il materiale bellissimo che mi ha mandato. Mi ha mandato questo che io presumo sia un segnalibro, ma forse anche un taglia carte, un'apribusta, insomma, un'apriposta, non so come lo chiama, tagliacarte, bellissimo, con tutti questi simboli sopra, e guardate che bello qui, è favoloso, sembra antico. Ecco Giulio, io con questo ti punzecchierò le chiappe non appena ti vedo, scusate, se sono così, ma tanto quella è confidenza, glielo posso dire, è veramente bellissimo. Boh, penso che attaccherò qualcosa qua in cima, un pendente, o forse magari lo lascerò anche solo così, perché è proprio bello anche così, visto che è tutto lavorato, bellissimo. Mi ha poi spedito questa bellissima fila di angelite, sono delle sfere veramente grandi, io penso che siano un 20-25 mm di diametro. E mi ci voglio fare un mega collanone perché le ho uguali ma anche più piccole. Pensavo di farmi un bracciale, anzi, a dire la verità, siccome l'angelite appunto mi piace un sacco, ne ho già diversi di bracciali fatti in angelite con barilotti o altre forme, ma non avevo ancora una collana. E a questo punto mi sa che proprio che me la farò. Ed è veramente favolosa perché è bella massiccia, pesante questa fila. E quindi verrà una bella collana importante da utilizzare magari l'estate con l'abbronzatura e un top, una maglietta bianca. Adoro veramente tantissimo questa pietra favolosa, veramente favolosa. Voi dovete sapere che Fata Morgana non si chiama fata tanto per dire, ma un po' streghetta è perché indovina tutte le cose che io vorrei e poi me le manda, cioè è incredibile. Intanto queste bellissime gocce qui, di cui io praticamente ho uguale dei cipollotti con la stessa tonalità. E siccome lei a volte mi viene a trovare, a volte ci vediamo, facciamo tipo raduni o a casa sua, a casa mia, le aveva visti e quindi mi ha regalato diciamo così, le gocce fatte con la stessa finitura, quindi bellissime. Poi io da me non riesco a trovare questo tipo di catena qua, che è la catena che si chiama catena di seta, o non so se voi la conoscete anche con altri nomi. È una catena che praticamente sembra di stoffa. E questa qui è sul marrone scurissimo testa di moro e la volevo perché io sono molto allergica diciamo così, i componenti metallici facilmente mi fanno allergia, anche l'argento me ne fa e anche l'oro bianco. Quindi, siccome soprattutto d'estate tendo a non utilizzare appunto cose in metallo per questa questione, cercavo appunto questo tipo di catena affinché appunto potesse andare tutto liscio. Quindi la ringrazio tantissimo perché così avrò modo di provarla e di testarla per vedere, ma non credo che mi farà assolutamente allergia perché proprio a sentirla così è tutta ricoperta da stoffa, quindi grazie mille. Poi mi ha regalato questi bellissimi round. Sono dei mezzi cristalli tondi, sfaccettati, che io non riesco a trovare, cioè li trovo, ma sono soltanto quelli originali della Swarovski che costano un occhio della testa. E lei invece è riuscita a trovare, non so, poi le chiederò, ma penso sempre al suo solito fornitore, questi bellissimi mezzi cristalli tondi, sfaccettati, credo siano da 6 mm, e la ringrazio anche per la colorazione. Qua sembra un verde bottiglia, in realtà è un emerald che ha una patina, mi sa, B. E l'emerald, come sapete, è il colore dell'anno, va tantissimo, andrà tantissimo quest'estate, per cui la ringrazio veramente di cuore per avermela mandata. Mi ha mandato poi anche queste catene qua di cristalli bianca e nera,
che sono utilissime, almeno io le uso tantissimo per il soutache, ma sono carine anche da utilizzare per fare dei braccialetti con del cordone, utilizzandole con del cordoncino. Altrimenti ho visto un bellissimo modello di bracciale su una rivista che utilizza, appunto, queste catene, e quindi mi sa che ne approfitterò, visto che sono anche della dimensione giusta per provare a fare quel tipo di bracciali. Ma altrimenti sicuramente nel soutache questo non può mancare, è proprio un elemento molto decorativo che mi piace un sacco, e tra l'altro me ne ha mandato pure un bel po'. Non è un piccolo spezzone, è un bel po', adesso non so quanto, ma è una bella quantità. Poi, non contenta, visto il quantitativo enorme di cose che mi ha mandato, ha messo anche queste altre cose che adesso vi vado a far vedere con calma. Intanto questi due sacchetti, scusate, non li apro perché altrimenti so già che mi rotoleranno ovunque, sono labradoriti, ci sono queste due dimensioni, queste penso siano da 10 e queste dovrebbero essere da 8, 6 e 8, se non, se i miei occhi non mi ingannano con le misure. E sapete quanto io adori anche questa pietra, e lei lo sa benissimo, visto che spesso le faccio una testa così. E, a parte che siamo proprio un gruppo di squilibrate su Facebook, tutte quante adoranti di questa pietra. Io, Serena, la Vale Jacons, Alchimia. Poi anche la stessa Giuliana, siamo adoratrici della labradorite, per cui fa sempre piacere, insomma, riceverla. Poi mi ha mandato questi donut qui sul verde, molto belli, penso siano da 3 centimetri di diametro, e mi sa che ci farò un bel paio di orecchini. Poi, sempre come pietre, questi quattro cuori bellissimi sul verde e sul viola, non so che pietra sia, belli 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 anche loro. E quest'altra pietra qua, quadrata, spazialissima proprio, tutta, penso sia un tipo di giada, vederla così, e con questa devo farci un progetto segreto, un mega progetto. Poi ve ne parlerò. E sì, sembro psicopatica, lo so. Lasciate, quando dico certe cose, magari non, sorvolate, sorvolate, date ragione ai pazzi, come si fa di consuetudine. Poi mi ha mandato questi stupendissimissimissimi cabochon in resina, credo. Sono molto leggeri e sono super glitterati, cioè non è che sono glitterati, sono fatti proprio così. Questo sul nero. E questo invece è un rosa, ma non è tanto un rosa, è più un rame chiarissimo, pesca. E niente, questi li voglio utilizzare per il soutache, essendo così leggeri, volevo provare a utilizzarli in questo modo. Poi mi ha mandato queste bellissime treasure della Tho, e sono Higer Metallic Cinnamon, qualcosa del genere. E sono un color bronzo metallico molto bello. Non so se riuscite a vederle. E poi mi ha mandato queste bellissime chiusure. Sono due T-bar a forma di cuore, di farfalla. E poi c'è questa qui che è una chiusura magnetica molto bella, con tutta quanta tempestata di strass. Poi, per ultimi, vi faccio vedere questi, che sono, tra l'altro, anche loro li avevo visti su Etsy e avevo voglia di, mi è venuta voglia di comperarli. Praticamente sono due spikes, tutti in metallo, tutte piene di strass, e sono forate, appunto. Quindi pensavo tipo a uno shamballa fatto con questi elementi. Sono veramente belli, ma penso che forse a questo punto ci farò qualcos'altro, forse degli orecchini probabilmente, poi vedrò. E questo è tutto, poi c'era ovviamente anche il biglietto che non vi mostro. E niente, volevo farvi vedere questo tesoro. Sapete che quando mi arrivano questi regali a sorpresa io devo assolutamente farveli vedere perché impazzisco totalmente. E nulla, ringrazio ancora tantissimo la Giulia, mi raccomando, andate a vedere le sue cose perché ne rimarrete veramente estasiati, è troppo 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 brava. Vi lascio i riferimenti qua nell'info box, aprite qua sotto. E noi ci rivediamo sicuramente in settimana con un video, forse due, ma forse sarà soltanto uno, perché ho in mente anche un tutorial di un gioiello abbastanza importante.
molto sbirluccicoso, diciamo molto da sera, da cerimonia, ma sto aspettando che appunto mi arrivi il materiale, quindi non so se riuscirò a farvelo questa settimana. Sicuramente un video sulle creazioni ve lo mostrerò e probabilmente anche un tutorial molto semplice del bracciale di cui vi ho accennato prima. Con questo io vi saluto, mando un bacione, anche 100.000 bacioni alla Julie, grazie di cuore e arrivederci alla prossima, ciao!